Per libertà di pensiero su Meglio di Niente Radio, commentiamo la 21ª e ultima tappa dell'edizione numero 102 del Giro d'Italia. Con l'occasione, proviamo a tracciare un bilancio generale di questa edizione. Innanzitutto voglio ringraziare per l'opportunità che mi è stata data, proprio Meglio di Niente Radio, la redazione Libertà di Pensiero e il mio mentore, in questo caso Antonello Zedda. Vediamo, le statistiche relative alla tappa di oggi. La tappa di oggi se la giudica Chad Haga della Saweb, riesce così perlomeno la squadra che era capitanata da Dumoulin, costretta al ritiro, a cogliere un successo di tappa. Magra consolazione, però almeno qualcosa hanno riportato, a differenza di altre squadre blasonate che non hanno riportato nessun tipo di vittoria. Si mette dietro lo specialista recordman dell'ora Kampenaerts, terzo De Gendt, quarto Caruso, quinto Ludvigsson, sesto Cerny, settimo Peggio Bilbao, grande finale di giro. Cattaneo, anche lui un po' sfortunato, ma ha fatto un bel giro, Cattaneo dell'Androni. Nono Nibali che si mette dietro Roglic, decimo. Michel Landa, quasi quasi riesce a conservare inaspettatamente il podio, no, non ce la fa comunque, gli sfugge il podio per 8 secondi, arriva 21esimo a 57 secondi. Carapaz si prende 1 minuto e 12 di distacco dal vincitore e comunque gestisce i 2 minuti che aveva su Nibali e finirà con 1 minuto e 05 di vantaggio in generale su Nibali. Classifica generale appunto, la vince Carapaz. Di questi 3.500 rotti chilometri in 90 ore di corsa, distribuiti su 21 tappe, davanti a Nibali 1 minuto e 05, Roglic a 2.30, Landa 2.38, Mollema quinto a 5.43, sesto Maika, due corridori che sono sempre stati nei primi 10 nei grandi giri, piazzamenti sicuri, ma non sono dei vincenti naturalmente. Lo sfortunatissimo Lopez chiude settimo e si aggiudica però la maglia bianca miglior giovane. Ottavo Yates, una delusione si può dire di questo giro. Era partito con non diciamo i principali favori del pronostico, ma comunque con ottime credenziali. È un po' deluso, sicuramente c'è stato qualcosa da rivedere nella preparazione. Anche l'anno scorso sicuramente c'era qualcosa da rivedere perché dopo aver dominato la prima parte in maglia rosa, poi andò miseramente uscì di classifica quasi, diciamo. Sembrava aver imparato la lezione andando a vincere un'ottima Vuelta l'anno scorso e anche in considerazione di questo io lo consideravo uno dei favoriti, però ha deluso, via, c'è poco da fare. Nono Sivakov. Sivakov, questo giovane molto interessante, team Ineos, la ex Sky. Questo è un corridore vero che se ne sentirà parlare. Decimo Zakarin, poteva forse fare un qualcosina in più. Le altre classifiche principali. Akermans aggiudica la ciclamino su Demar e Cima in virtù dei tanti traguardi volanti vinti. Fa terzo in questa classifica. Maglia bianca, dicevamo, se la giudica Lopez su Sivakov, Carti, altro giovane interessante, Madouas e Ciccone. Ciccone che si aggiudica invece la maglia azzurra, la porta dal primo all'ultimo giorno. Andando a sprintare su tutti i GPM iniziali, quelli meno prestigiosi, ma poi è riuscito a confermarsi anche sulle salite vere importanti, conquista anche la tappa molto bella su Masnada, la maglia azzurra migliore scalatore e Caruso, Carapaz e Nieve. Classifica squadre per tempi, se la giudica Movistar, c'è poco da dire, ha dominato per quantità e qualità questo Giro d'Italia, ha messo dentro tanti uomini, tutti forti, tutti con ottime attitudini in salita, hanno fatto la differenza. Tatticamente e fisicamente, con la condizione atletica, diciamo.
hanno saputo unire queste due componenti fondamentali. Astana era una squadra molto preparata, ha corso anche bene, però gli è venuto a mancare, diciamo, Lopez, il capitano designato Miguel Ángel Lopez, attanagliatosi dalla sfortuna, però diciamo, questi episodi sfortunati non li ha saputi, secondo me, metabolizzare al meglio. Ci è un po' rimasto sotto psicologicamente, però in salita, secondo me, non ha niente meno che un carapazzo. Quindi ci deve lavorare un po'. Per esempio, l'anno scorso fece una straordinaria vuelta. Corridore vero che però è un po' da centrare forse ancora. Comunque, se è ancora giovane, ce la può benissimo vincerlo un grande giro. Bahrain ha avuto qualche defezione un po' pesante, però si sono comportati bene in supporto a Nibali. Con un Caruso addirittura che con la febbre alta sembrava destinato ad abbandonare la Stretto dei Denti, nel finale si è rivelato prezioso. Comunque una Bahrain positivo, un bilancio positivo. Si portano comunque a casa un secondo posto di Nibali. Education First, squadra che ha messo in mostra tanti giovani interessanti, anche meno giovani. E corrono bene, una squadra che mi piace. Mitchelton risente un po' della defiance del capitano Yates. Jumbo-Visma è decima su 22 squadre, addirittura molto male, fra defezioni e corridori non precisamente all'altezza del ruolo di supporto al capitano Roglic. Su Roglic, che si può dire? Ha palesato un po' i suoi limiti sulle salite più con le pendenze più dure. Lui cerca sempre di salvarsi con i rapporti molto agili, però crono se va forte oggi comunque in calo ha quasi rischiato di non andare sul podio. Comunque è un corridore vero che probabilmente ce la può fare a vincere uno dei tre grandi giri di 3 settimane. Se migliora un pochino diciamo, la centratura della condizione, il tempismo del suo picco di forma, lo riesce a centrare bene nelle 3 settimane, sicuramente ce la può fare. Può vincere indistintamente sia un Tour che una Vuelta che un Giro d'Italia, perché a seconda degli anni il percorso è più disegnato, a volte più per i cronomen, a volte più per gli scalatori. Questo era un giro bilanciato, sono mancate un pochino di salite, però non c'erano neanche così tanti chilometri a cronometro da specialisti, quindi era un giro un po' bilanciato al ribasso come difficoltà di percorso, però la corsa l'hanno fatta bella i corridori e come Nibali ha riconosciuto dopo l'arrivo nell'intervista di poc'anzi, naturalmente ha detto sì, è vero. Tappa chiave Courmayeur, dove Carapaz quasi raggiunto in discesa, poi si lancia approfittando dell'indecisione del marcamento Roglic Nibali, si lancia in questa crono individuale nel falso piano che conduce a Courmayeur, gli mangia più di un minuto e mezzo, e Nibali giustamente dice sì. Dietro non c'erano tutte queste gambe, è vero c'è stato un po' di marcamento, però è anche vero avessero chiuso su di lui in quel momento, lui, Carapaz, poteva risparmiarle quelle energie e quindi col senno di poi non si fa nulla. Carapaz l'ha semplicemente meritato questo giro perché ha attaccato, giustamente era indietro con il ritardo accumulato nella crono di San Marino. Attaccato sul suo percorso, sulle salite, ed è riuscito a imporsi meritatamente. Con questo è tutto. Grazie a Libertà di Pensiero, meglio di niente radio, per la bellissima esperienza. E ci potremo confrontare con chi vorrà su Twitter, non so, per uno scambio d'opinioni. Con questo è tutto, grazie.